Buon pomeriggio e bentornati a questa nuova edizione pomeridiana di TR24 Sport. Apriamo con il calcio. Il lunch match della nona giornata di Serie A premia il Bologna. Rossoblu capaci di mettere all'angolo col punteggio di 2-1 la Sampdoria. Vediamo le immagini. Il Bologna torna al successo e lo fa battendo per 2-1 la Sampdoria nel lunch match della nona giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati cadono sotto i colpi di Palacio al 48esimo e Bani al 78esimo in un match che ha visto opporsi due squadre bisognose di punti davanti ad un pubblico da record di oltre 24.000 persone presenti al Dall'Ara. Sì, abbiamo giocato bene, penso che i primi 15 minuti siamo partiti bene con la mentalità di vincere la partita. E dopo abbiamo trovato il gol un po' tardi nel secondo tempo e lì abbiamo mollato un po', abbiamo sofferto, ma alla fine siamo riusciti a fare il secondo e questi tre punti sono molto importanti. Se il Bologna si riprende, continua invece la crisi della Samp. La rete del pareggio di Gabbiadini 64esimo non basta infatti ai blucerchiati per portare a casa punti. Al mister lo conosco, sono molto dispiaciuto per quello che è successo, però sono sicuro che con tutta la rabbia, la grinta che ha lui, ne uscirà alla grande. E sì, seguo sempre il Bologna, ma come tutta la Serie A, però adesso sono più concentrato sulla Sampdoria, sulla maglia che indosso. E stiamo vivendo un momento un po' difficile, però sono sicuro che ne usciremo. Emozioni in curva dove i tifosi ospiti omaggiano Siniša Mihajlović da sempre nel loro cuore per il suo passato da allenatore e giocatore, con uno striscione che recitava: gli uomini vincenti trovano sempre una strada, avanti Siniša. Il mister rossoblu è tornato in ospedale per il terzo ciclo di cure contro la leucemia e Claudio Ranieri fa sapere che voterà per la panchina d'oro a Mihajlović. Non è per la malattia in sé che voterò Siniša, ma per l'esempio che sta dando a tutti noi. Passiamo ora in Serie C. Il derby dell'undicesima giornata di campionato termina con un pareggio. Ravenna in vantaggio con Nozzolini a fine primo tempo. Per il Cesena è andato a segno Valeri ad inizio ripresa. Vediamo gli highlight. La terza gara in 8 giorni per Ravenna e Cesena non rappresenta un punto di svolta. Le due formazioni si incontrano nuovamente dopo 10 anni di astinenza, ma alla fine scaturisce un pari col punteggio di 1-1. Primi minuti di marca bianconera con il tiro cross di Cioffi che chiama la massima attenzione spurio tra i pali, poi sale di giri il Ravenna. Lora centra una traversa ma da posizione irregolare, stessa sorte per Giovinco pescato in offside, anche se qualche minuto prima è Super Bagliardi a sbarrargli la via del gol. Spenta la fiammata giallorossa, il match scivola via senza particolari emozioni prima del riposo. Putic si divora così il gol del possibile vantaggio, cose invece che non fa Nozzolini che di destro porta in vantaggio i suoi compagni. Il riposo nuoce giallorossi e il Cesena parte all'assalto. Brignani tenta la solo senza fortuna, mentre Butic al 50esimo a trovare Valeri tutto solo, che di volée perfora spurio inerme. La gara riprende vigore, la reazione del Ravenna è stoppata dagli Ardiricci, poi il Cavalluccio a portarsi in avanti, ma non punge con Zerbin murato sul più bello. Dopo gli innesti da una parte e dall'altra, la gara va in ghiaccio con un'occasione per parte. Al minuto 76 Purro cerca il piazzato, mentre all'89esimo Brignani di testa spedisce fuori. Alla fine ha un punto a entrambe, che serve a poco se non a muovere la classifica. Andiamo nella sala stampa dello stadio Benelli, un punto utile al morale, questo è il commento di Francesco Modesto nel dopogara a Ravenna. Non posso mai rimproverare nulla ai ragazzi, delle volte magari abbiamo pagato perché per ingenuità nostre abbiamo pagato a caro prezzo, oggi sono stati bravi ad aguantare la partita e fare la partita fino all'ultimo cercando di fare il secondo gol. Peccato perché abbiamo avuto delle occasioni dove si poteva fare, però io e i ragazzi adesso ci faremo pure una settimana sempre più cattiva, perché dobbiamo essere sempre più cattivi nell'allenamento, dove dobbiamo sicuramente migliorare, stare più attenti, ma la squadra secondo me è un punto importante per il morale, perché pure loro si renderanno conto di quello che comunque il secondo tempo gli ha dato molto, secondo me, anche di autostima e dei propri mezzi. Quindi andiamo avanti, si lavora e sappiamo che poi dopo arriveranno altre partite e speriamo che tutti gli episodi che magari ci capiteranno di capitalizzare al massimo di quelli che ci capita. Un punto che accontenta anche Luciano Foschi, tecnico del Ravenna. Sentiamolo. È stata principalmente una bella partita. Mi auguro che non sia successo niente fuori, al di là degli sfottò, quindi vuol dire che è stata una giornata di festa. E questa è, credo, la vittoria di tutti. La vittoria di due città,
che hanno fatto fronte a un derby sentito, si sono presentati in massa i tifosi del Cesena, così come i tifosi del Ravenna. Quindi credo che oggi sia stata la vittoria dello sport, la vittoria di tante, al di là del risultato. La partita è stata secondo me piacevole, combattuta. Possiamo dire alla fine che abbiamo avuto un tempo a testa, il primo tempo Ravenna ha fatto meglio, il secondo tempo Cesena, anche in virtù del fatto che noi fisicamente siamo calati, però il Cesena nel secondo tempo ha fatto meglio. Quindi alla fine il risultato è anche giusto, ma nessuna delle due ha rinunciato a provare a vincerla fino all'ultimo minuto. Quindi va bene, la prestazione c'è stata, ce la teniamo stretta, dobbiamo proseguire e dobbiamo partire da questo presupposto. L'unica cosa che posso dire a risposta di quello che mi ha detto è che io ai ragazzi ho semplicemente detto che questo spirito agonistico non deve mai più mancare. Con un uomo in meno invece il Rimini è stato sconfitto dalla Fermana tra le Muraminche con il punteggio di 0-1. Vediamo gli highlight. È finita con una sconfitta, seppur di misura, la partita che ha visto protagonisti il Rimini e la Fermana al Romeo Neri. Una sconfitta di misura arrivata al 48esimo di gioco, quando il tecnico marchigiano Antonioli ha fiutato che il colpo del KO poteva essere nell'aria contro un Rimini ridotto in 10 dal 32esimo del primo tempo a causa dell'espulsione di Cigliano per somma di ammonizioni. Fuori Bacio Terracino per Maestrello e la Fermana e il gioco è fatto. In pochi minuti tutto cambia. Cangini si libera di Ogliana, forse in modo dubbio, e in area solo davanti a Scotti non sbaglia la conclusione. La risposta dei padroni di casa in inferiorità numerica arriva solo al 61esimo quando Candido da 20 metri colpisce la traversa su punizione. Poi è Scotti a mantenere vivi i biancorossi salvando sul Cognini a tu per tu con l'estremo difensore di casa. Il forse finale è comunque di marca biancorossa con Ventola in più per dare maggiore forza all'attacco, ma il gioco non c'è e la Fermana si porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica. E i Rimini? Tutto finisce in una contestazione generale, ma una cosa è certa, non si può pensare di fare il risultato giocando sempre in 10. Diamo la linea a Luciano Poggi. Anche se tutto più o meno è rimasto uguale, gli scossoni comunque sono arrivati. Sono arrivati proprio da chi meno ci se lo aspettava, perché l'Inter ha faticato contro il Parma e la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Lecce. Due pareggi che hanno tenuto immutate le situazioni di classifica quando già i tifosi dell'Inter pregustavano la possibilità di poter salire di nuovo al primo posto in classifica. Invece di questo impasse, visto che caduto nell'impasse è stato anche il Napoli, di questo impasse ha approfittato la sola Atalanta con 7 gol alla malcapitata Udinese, però bisogna tener conto che l'Udinese era in 10 e finché il numero delle due squadre rivali era equivalente, il risultato era fermo sull'1-1, appena 2-1 appena realizzato dalla Atalanta. Dunque il commento poteva essere: beh, forse si tratta dello stress dovuto alle partite di Champions, ma l'Atalanta, che aveva comunque giocato in Champions, lo stress non l'ha avuto. E allora cosa si potrebbe dire? Beh, che comunque quel 5-1 contro i City dell'Atalanta ha fatto pensare che i bergamaschi di stress ne abbiano avuto poco effettivamente sul terreno di gioco. È tutto per questa edizione pomeridiana del nostro telegiornale sportivo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata sui nostri canali.